Eccolo qua, eppure mi sento, raga, che ho scordato qualche cosa. Ho messo al latte lo yogurt, un po' dolcificante e il cacao sopra. Non lo so. Miele? Boh. Vabbè, ecco qua il porro, giuro va in frigo. Per domani. Buongiorno, raga, stamattina mi sono messa questo, sotto c'ho il pigiama. È comodo, non l'ho mai messo perché non mi si accacciava. Stamattina me lo riprovo. È comodo. Tranne che io subito da dentro casa, poi raga fa caldo, non fa freddo. Sempre che le mani le porto, però è comodo. Vabbè, mettiamo fuori il porridge. Vuole in friggitrice, raga, c'è stata la colazione del King. E buongiorno. Nove, raga. Buongiorno. E buona colazione, raga. Niente buono al porridge. Oggi il tempo, raga, a Roma, brutto. Buongiorno e buona colazione, Raga, adesso stiamo andando a comprarmi il gel. Mi si è rotta quest'unghia, quindi devo ricomprarlo perché è finito. Cioè, sono barattoni piccoli, quindi finiscono subito. Ora andiamo a fare una passeggiata, così vediamo anche altre cosine di Natale, raga. Oggi abbiamo fatto proprio una casa super natalizia quest'anno, raga. Guardate che tempo, raga. Cioè, è bruttissimo, però è bellissimo allo stesso tempo, vero? Cioè, allo stesso momento è bello, però è brutto, raga. Cioè, è brutto, nel senso che è brutto sempre, però è bellissimo. Allora, raga, ora di pranzo. Oggi per pranzo ho fatto questi snack, vedete un po'. Questi qui, raga. Aspettate. Ok. Quello grande è del King. Quelli piccolini, raga, sono miei, che l'ho pesati. Allora, raga, ecco qua. Assaggiamo. King, tu devi assaggiare quello grosso e quello è il tuo, eh. Questo, raga, è il pranzo. In sottofondo, che sentite, è il King che si sta facendo anche le uova. Io però non l'ho volute, raga. Salame. Poi ci stanno anche quelli col gusto, ma io non li voglio. Ne assaggerò uno, raga. Ma non li comprerò più i gusti perché sono diventati enormi. Quindi chissà che c'è dentro. Buonissimi, buon pranzo raga, e questo è il pranzo oggi, c'ho voglia di questo. L'ho visto in un film, a me sono voglia. Ciao raga. Allora raga, adesso montiamo questo trenino che va intorno all'albero. Oggi voglio cambiare sto colore delle unghie, anche perché me la devo rifare. Ah. Allora raga, la comodità di questa unghia non ha prezzo, però quanto è brutta, quindi cambierò anche colore. Allora raga, ora sto montando il tavolino. È finto il trenino, raga, non cammina. Vabbè, fa niente. Ok, raga, ora mi sto facendo le unghiette. Mi si era rotta una e ho detto, vabbè, cambio colore, dai. Quindi, ecco qua, ora facciamo qui. Ecco qua, raga, queste sono le unghie. Ho fatto questa mano così. E quest'altra così, un po' più natalizia, dai. Ora di cena, raga, questa sera mangerò le uova. Quindi faremo una frittata per tutte e due. Patate e cipolle. Raga, qui ho anche queste zucchine dell'altra volta, sicuramente sono buone. Stavano in frigo, quindi farò anche queste con cipolla e patate. Cipolla, raga. Poi metto questa qua. Ecco qui, raga. Abbiamo messo patate e adesso chiudiamo e ciao. 4 uova, 2 per 1. La condizione, raga, quando non conto le calorie, è così. Ecco qua. Anche perché ho fatto quelle cose al forno e questo. Cioè, raga, è così quando non conto le calorie. Cioè, io direi... Raga, cioè, questa sia un'altra scusa. Io, raga, amo contarle, cioè, mi piace tantissimo, però non riesco, cioè, non riesco proprio a stare dietro poi dopo alla cucina, pulisci, sistema. Invece, poi abbiamo sporcato una padella sola e due piatti, basta. Vero? Grazie. Ecco qua, raga,
Questa è la frittata. 4 uova sono. Ecco qua, raga. Comunque oggi che relax, non stare lì a contare le calorie, raga. Cioè, ho mangiato come quando stavo nella dieta che facevo. Wow. Tante 4 uova. Perfetto. Vabbè, 2 per 1. Si raffreddano. Si raffreddano. C'hai ragione, te la volevo dare. Questa tutta la prendo io. Tu prenditi questa. No, no, guarda. Io me la faccio freddare qui nel piatto, perché se non si fredda più. Solo l'abbiamo cotta con più acqua che olio, perché... Vabbè. Abbiamo anche il pane qui, raga. Per fare un bel panino. Andiamo all'assaggio. Cipolle, patate e zucchine. Cadamo. Buona però. Buona. Buona cena, raga. Questa è la cena. Pane. Buona cena, raga. E ciao. Oggi abbiamo fatto letteralmente niente. Il trenino è finto. E perché c'è sta il bottone on e off? È finto. Ma perché? Che vuol dire on e off? Cioè, che fa? Vabbè. Il trenino penso che girava. Dico, che bello, gira. Vabbè. Comunque adesso voglio comprarlo, il trenino quello pure che sta in aria. Sta grappa all'albero. Ma lo voglio, assolutamente. E oggi ovviamente non abbiamo fatto niente. Siamo andati lì, abbiamo comprato, ecco, abbiamo preso quelle cose per le unghie. E basta, raga. Ciao.